Miracolo, 3 mesi dopo si torna a vincere con una vittoria alla Bisoli. Buon pomeriggio Gianni, benvenuti al post partita di Modena su Tirol. Modena batte, finalmente lo riesco a ridire, batte su Tirol 1-0, gol al 67esimo di Zaro, gol dell'ex. Finalmente siamo riusciti a tornare alla vittoria. Vittoria che mancava da 3 mesi, cioè un tempo incredibile. Abbiamo vissuto di rendita praticamente per tutto il girone di ritorno e siamo riusciti, grazie al cielo, grazie a non so chi, a ritornare alla vittoria perché ci mancava appunto da 3 mesi, un tempo infinito. Per una squadra che gioca in un campionato di Serie B e ancora tuttora mi domando come abbiamo fatto a reggere a questo limbo di metà classifica per quasi un intero girone, con solamente 2 vittorie. Vuol dire che il campionato è un po' scarso, ma comunque, al di là di questo, Modena torna alla vittoria finalmente, come ho detto nell'intro, vittoria da Bisoli, perché questo è tutt'altro che il gioco che bianco, l'opposto. Non è una vittoria dedicata, non è un gioco con il palleggio, non è un gioco votato ad una manovra offensiva di chissà quale qualità, è un gioco molto basato sulla fisicità, sullo stare dietro, sul recuperare i palloni, ripartire, cosa che nel primo tempo con quei due paracarri davanti, con Gliozzi e Strizzolo, non si è proprio visto. Corrado un po' ha provato a farsi vedere con qualche spinco, sì, cercava un po' di spingere, ma stringi, stringi, non è riuscito a concludere granché. Un po' Palumbo questa posizione che era partito largo a destra per cercare di accentrarsi, un po' a volte si metteva dietro a Gliozzi, a Strizzolo, ma insomma ha fatto una gara un po' qualitativa e ha fatto una gara molto più di gamba, molto più di nervosismo. Un po' come la voleva buttare giù Bisoli, e chi è sempre chi risalta in questo tipo di gare. È risaltato Magnino, è risaltato Battistella, è risaltato Santoro su tutto e per tutti, Zaro, Pregreffi, Cotali, insomma qualcosina ha fatto vedere anche discretamente, insomma sul piano dell'aggressione, dell'agonismo, insomma quelle partite, ragazzi, che sono sul finale di stagione, sul finale di un atteggiamento che la squadra deve avere per ottenere quei punti, per accumulare quei sporchi punti per ottenere la salvezza. E Bisoli su quello, ragazzi, si può dire di tutto, ma su quello Bisoli forse è un maestro per ottenere questo genere di risultati. Ovviamente, se parliamo in ottica prossimo campionato, insomma, c'è da riguardare a modo la rosa, ma su quello poi ci concentreremo più avanti. E oggi c'è solo da esultare, c'è solo da finalmente da tirare questo sospirone di sollievo. Io quando ho visto l'ultimo fischio, il fischio finale, ho alzato le mani e ho detto finalmente. Era un peso che avevamo tutti quanti noi allo stadio e chi guardava la partita in televisione o chi la sentiva per radio, qualunque persona che stesse seguendo Modena su Tirol aveva questo peso sulle spalle che quando l'arbitro ha fischiato la fine ce lo siamo tolti tutti quanti. E finalmente siamo riusciti a tenere appunto questa meritata vittoria. Poi ripeto, magari la gara non è stata bella, la gara, ragazzi. La gara è stata bruttissima, brutta, brutta, brutta. Ma chi cazzo se ne frega? L'importante, ripeto, sono i 3 punti che abbiamo ottenuto questo pomeriggio. E finalmente abbiamo adesso la mente un po' più libera, un po' più leggera, perché adesso ci dobbiamo concentrare sulla partita dell'anno. Sulla partita dell'anno perché? Perché si va a disputare a Reggio Emilia. È la partita che tutti quanti attendiamo, ci dobbiamo caricare, dobbiamo andare non so quanti biglietti, credo più di 1.000 biglietti sono già stati venduti per andare a Reggio Emilia mercoledì. Cerchiamo di andare là in massa e cerchiamo di ottenere i 3 punti. Cioè adesso abbiamo finalmente quei 6-7 punti, credo 7 a livello di sconto diretti, di cuscinetto sulla quint'ultima. Adesso non abbiamo più nulla da perdere perché male male che vada, che ci mettiamo la merda, così si può andare a giocarcela lì con l'ultima giornata. Quindi poche balle.
solo un risultato per mercoledì pomeriggio, i 3 punti a Reggio Emilia. Poi, se otteniamo i 3 punti a Reggio Emilia, ragazzi, poi possiamo fare qualsiasi tipo di altro discorso, ma l'importante è cercare di andare là a tenere la vittoria. Ripeto, non ci dobbiamo più guardare alle spalle praticamente. Ormai la salvezza, cosa manca? Un punto, due, forse aritmetici. Ormai è fatta, ormai è fatta. Sono contento, insomma, per tutti noi. Sono contento per aver ottenuto questi 3 punti, per essere riusciti ormai ad aver agguantato la salvezza. Ce la meritiamo tutti come piazza, ce lo meritiamo tutti quanti. Sono contento. Ovviamente non mi piace il gioco di bisoli, ma questo è un dettaglio, non ne frega un cazzo a nessuno se a me piace il gioco di bisoli, ma l'importante, ripeto, è essere riusciti ad ottenere appunto questi 3 punti d'oro. Ragazzi, un solo obiettivo, mercoledì andare a sbancare a Reggio Emilia, dai gialli.